Ragazzi, tante volte guardiamo soltanto le ultime cose fatte e sempre i passi che facciamo in avanti con la nostra fotografia. Recentemente stavo sistemando alcuni dei miei hard disk e ho ritrovato un po' di scatti che ho realizzato al Crow Studio nel 2018, la primissima volta che scattai allo Studio Loft, e vedendo gli scatti che ho fatto recentemente e che ho portato anche qui sul canale, ho notato subito un po' di differenze, per cui oggi voglio rivederli con voi e andare a commentare quella che era la mia ritrattistica ormai 3 anni fa. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Oggi, come ho detto nell'introduzione, andiamo a rivedere un po' di vecchi scatti e voglio metterli a confronto con le ultime cose che ho realizzato. Infatti, ho ritrovato alcuni scatti che realizzai per il Cross Project all'Off Studio qui a Milano, insieme a Nel, ormai nel 2018, e siccome mi sono reso conto che effettivamente la volta successiva a quella che vedrete oggi, in cui sono tornato all'Off, è stata praticamente il mese scorso. Quindi tra questi due shooting esattamente nella stessa identica location e bene o male con lo stesso metodo d'approccio alla ritrattistica, in mezzo sono passati quasi 3 anni e ho pensato potesse essere molto interessante andare a rivedere quelli che erano i miei vecchi scatti e andare un attimino a paragonarli con quello che faccio attualmente e vedere un pochino come mi sono evoluto, un pochino come è cambiata. Ho visto già qualcosina mi ricordo, non mi ricordo tutto perfettamente perché erano un po' gli scatti. Per cui facciamo questo throwback assieme e andiamoli a vedere. La prima cosa che io mi ricordo di quell'esperienza, o meglio, di quel periodo della mia ritrattistica, era che io non utilizzavo assolutamente nessun tipo di luce continua, di luce artificiale. Utilizzavo solo ed esclusivamente la luce naturale e effettivamente già in questo scatto la cosa è abbastanza evidente. Infatti, questo è il primo scatto che io realizzai quella giornata ed era un setup, come state vedendo, molto 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 semplice. È apparentemente molto simile a quello che realizzo attualmente, con però qualche differenza che mi salta subito all'occhio, ovvero innanzitutto la gestione della luce sugli occhi, come state vedendo qui dal close-up che sto andando a fare, hanno subito un recupero abbastanza forte. Perché scattando in luce naturale, mi ricordo che tante volte il problema più grosso con cui mi andavo sempre a scontrare era il non avere tutto sul volto esposto correttamente, e tante volte mi trovavo a dover fare dei recuperi molto pesanti su tutta quella che era la parte del viso delle varie modelle. A livello di post-produzione, in realtà non vedo differenze enormi, non vedo grandi cose, grandi differenze. Qui iniziamo già a vedere le prime cose un po'. Onestamente questo scatto qui non lo so, non so bene. Questo scatto me lo ricordo perché è stato per un bel periodo anche la cover, una delle cover sul mio sito, e la prima cosa che mi disturba tremendamente tanto è il fatto che non fosse palesemente dritta. Io avevo inquadrato malissimo perché al tempo, ragazzi, per chi non mi seguiva ancora, utilizzavo solo ed esclusivamente il 35 Art e di conseguenza per fare queste inquadrature magari zenitali un pochino più complesse dove mi dovevo andare un minimo a muovere per la composizione era abbastanza complicato. Questa ad esempio con un 24 mm sarei riuscito a farla molto molto più tranquillamente, soprattutto poi bravo Manu, complimenti per aver tolto la polvere e lo schifo dal maglione, grandissimo. Non lo so, questo scatto più che altro di per sé, se la guardiamo così, è una foto che posso anche accollarmela. Il vero problema di questo scatto è che fondamentalmente ero in uno studio pazzesco e ho scattato sul pavimento, davvero. Questa qua me la ricordavo. Questa era con l'altra ragazza che era venuta quel giorno e questi scatti che state vedendo, in realtà vi racconterò un piccolo segreto perché ho visto il Cross Project. Li ho fatti perché non sapevo cosa fare. Infatti l'impostazione è estremamente semplice di questi scatti e sono dettati solo
solo ed esclusivamente dal non avere un'idea, effettivamente. Perché quello che mi ricordo di questa volta al Pro Studio era che palesemente mi trovavo in una location che era troppo per quello che era il mio livello. E di conseguenza non sapevo come sfruttarla, non sapevo come valorizzarla, non sapevo come andare ad avere anche un'idea eventualmente per prima di un shooting del genere, quindi non c'era tutta quella fase di pianificazione ancora nel mio flusso di lavoro. Ed effettivamente in questi scatti si vede, sono scatti veramente mega mega semplici. E in più il grande svantaggio di questi scatti è che per quella che potrebbe essere la loro potenziale funzionalità, ovvero quasi di un e-commerce, non è un e-commerce, però comunque scatti di prodotto, se vogliamo guardarli nell'ottica dell'outfit della ragazza, è che essendo fatti in luce naturale non sono perfetti da questo punto di vista, che è la cosa forse più importante per questa tipologia di scatti. Anche il volto, stai vedendo, non era illuminato bene palesemente, magari l'avrei croppato un pochino di più, qualcosa del genere, in modo tale da togliere il pavimento, che secondo me è tremendo. Insomma, non sono convintissimo. Invece, venendo a questi scatti qui invece io me li ricordo molto bene, perché sono scatti che mi piacciono parecchio, questi, soprattutto questo. Questi scatti sono nati dalla necessità di dover tirar fuori un nuovo spot all'interno dello studio, che fondamentalmente non fosse quelli che avevo già utilizzato, non fosse uno di quelli che ho utilizzato NEB, e soprattutto creandolo da zero. Era esattamente il mood che volevo realizzare. La cosa che continuo a notare è questa maledetta luce naturale, questa mia convinzione che avevo della luce naturale, che ha rovinato vari scatti tipo questo. E come potete vedere, la parte della fronte dell'occhio sinistro è recuperata e illuminata bene. Questa con una leggerissima luce di riempimento alla mia sinistra, quindi alla destra della ragazza, avrebbe reso questi scatti top. Ed è un peccato, perché sono belli, perché sono scatti effettivamente utilizzabili, non sono scatti brutti secondo me, però potevano essere migliorabili. E sempre con questa ragazza, mi ricordo, questi qui me li ricordo molto bene, perché erano presenti anche nel documentario di Simone, ho voluto realizzare questi scatti sempre sfruttando questa poltrona. E cazzo, la poltrona è devastata, ma perché l'ho fatto? Avrei potuto tranquillamente farli altrove, anche qui la poltrona completamente rovinata, l'espressione questa foto qui è... Onestamente sono scatti molto semplici, non hanno granché. La poltrona rotta è praticamente in primo piano, è la cosa più fastidiosa di questo mondo. Anche questi io li boccio direttamente. E questo invece mi ricordo che fu un tentativo che provai a fare con lo specchio, a mio parere è riuscito malissimo, perché col 35 mm le ho letteralmente distorto la faccia, come si vede benissimo in questa foto qui, che si vede qui nella parte di spalle e sulla guancia del suo riflesso. E l'idea potenzialmente era carina, realizzata a mio parere malissimo e soprattutto totalmente decontestualizzata, non c'erano altre foto con questo setup a parte questa qui. E anche questa fa parte di quel filone di prima, dove ovviamente non ho pulito il maglione, grandissimo Manu, e non lo so, ma questa è oscena, questa foto sembra un workshop piazza Gaulenti fatto da fotografi con 40 anni in più di me, personalmente tremenda. E questa anche qui composta malissimo, non lo so. La cosa che mi salta subito all'occhio di questi scatti, innanzitutto, era la mancanza totale di idee, la mancanza della capacità di costruire un set con un roster di foto che va dall'A alla Z. La cosa che noto subito sono tante foto, tutte quante prese un po' a sé stanti l'una dall'altra, non hanno una continuità, non hanno un filone logico, non dico tanto a livello di storytelling, ma tanto a livello di impostazione dei vari set. Sono tutte quante foto singole, fatte quasi, potrebbero essere potenzialmente state fatte tutte in momenti differenti tra di loro. E questa cosa qua secondo me è parecchio evidente, manca totalmente la cura dei dettagli, la cosa che noto. E questa cosa invece dell'utilizzo della luce naturale, questa fissa che avevo, che me la ricordo molto bene, effettivamente è stato un limite, questa volta come tante altre, perché si vede, in vari scatti si vede, perché il recupero fatto in post-produzione non è come
un viso gestito bene a livello di illuminazione. E ad esempio anche in questo, sempre in questo scatto qui, qui sullo zigomo si vede che c'è questo alone nero che evidentemente ho spennellato male al tempo ed è pesante e forte, sembra quasi un effetto HDR che secondo me non è bellissimo. E alcune secondo me sono completamente cannate a livello di composizione, ad esempio questa dove c'è praticamente tutta la poltrona sinistra che è palesemente troppo ingombrante rispetto al resto, le due luci bruciate dietro, e la posa non è bella con questo ginocchio lì in primo piano sbattuto così, la poltrona rotta andava gestita meglio o semplicemente non gestita. E per darvi un'idea di quello che ho realizzato il mese scorso, sempre nella stessa sala, qui state vedendo qualche scatto che sono andato, che ho realizzato. E come vedete, già in questi scatti qui, la cosa che mi salta all'occhio rispetto a quello che ho realizzato di là è che c'è una continuità, un'idea, un'impostazione che ho voluto mantenere per tutta la durata del set e che effettivamente ha creato una continuità tra tutti quanti gli scatti messi assieme. Sono scatti che presi singolarmente funzionano e nel momento in cui li vai a assemblare assieme hanno una progettualità, una continuità, cosa che di là non c'era, erano 1, 2, 3 scatti al massimo fatti con lo stesso setup, avanti si cambia. Qui invece io mi ricordo bene perché è il mese scorso cosa ho voluto realizzare e il mood che ho voluto ricreare era un po' come se fosse che la ragazza fosse seduta sul finestrone di casa propria, quindi in un ambiente quasi familiare, seduta con questo mood molto molto chill e good vibes ed effettivamente c'è una bella differenza dal punto di vista dell'impostazione del set. Per quanto riguarda la fase di post-produzione, beh, ci sono varie differenze nel corso degli anni, comunque il modo in cui si post-produce cambia il modo di vederla anche la post-produzione, quindi non ci soffermerò poco, però anche qui a differenza degli altri scatti i dettagli sui vestiti, la polvere, le cose rovinate sono state tolte perché effettivamente ho imparato a gestire anche tutta quella parte lì nei miei scatti. E anche queste ultime, dove ad esempio questo specchio non è presente nello studio ma l'ho portato io per realizzare questi scatti, vanno a dar man forte a quello che ho detto poco fa sul mio non essermi mai organizzato nei primi anni di ritrattistica durante i set, perché ad esempio questi scatti li provai a fare con quello specchio, con quello scatto che vi mostrai poco fa, questo qui che state vedendo, e effettivamente di là volevo provare a realizzare qualcosa con un prop che non era adatto perché aveva questa cornice oro enorme che non mi permetteva di creare questa continuità dello specchio all'interno dell'immagine, quasi come se fosse tutto un unico riflesso, e questa cosa era possibile solo ed esclusivamente organizzandomi e portandomi allo specchio, cosa che al tempo non avrei mai fatto, e in questo caso ad esempio ho fatto e ho realizzato questi scatti. Ed è anche curioso come io nello scegliere di voler fare queste foto qui al cross il mese scorso, io non abbia minimamente ripensato a quello che non ero riuscito a fare nel 2018 con quella foto che vi ho mostrato. E questa cosa qui è figa, perché vuol dire che effettivamente mi era rimasto questo tarlo nella testa che dovevo togliermi e dovevo andare a completare al loft. Non lo so ragazzi, a me piace sempre molto andare a vedere i miei vecchi scatti perché mi rendo conto effettivamente di come è cambiato il mio modo di fare foto e di come è cambiato anche il mio modo di vedere la ritrattistica, le persone davanti all'obiettivo, e questa cosa è molto molto figa, onestamente mi piace sempre tanto tanto e tendenzialmente mi capita spesso ogni volta che riordino gli hard disk. E diciamo che su questi scatti ci sono varie cose che ho notato, vari step che ho fatto in avanti, varie cose che sono cambiate. Secondo me non sono quelli in cui si vedono cose, diversità particolarmente grandi, ce ne sono alcuni secondo me dove potrebbero rendere veramente molto molto di più, per cui ragazzi, se volete ancora questo format qui, se vi è piaciuto, se vi è interessato e vogliamo continuare ad approfondirlo qui sul canale, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, che vedo di portarlo di nuovo, magari anche con la street, perché anche lì ce ne sono delle belle, sulle mie prime foto street qui a Milano, e fatemi sapere qui sotto nei commenti, e mi raccomando ragazzi, ogni tanto anche voi fate un po' di backtracking su ciò che avete fatto negli anni precedenti per andare a capire cosa avete migliorato e cosa è ancora migliorabile, perché secondo me questa cosa qui è molto importante, essere autocritici lo sapete, secondo me è una delle cose più importanti quando si fa fotografia, ma come si fa qualsiasi altra cosa nella vita. Per cui ragazzi,
Il video è finito, grazie per essere arrivati fin qui con la visione del video. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un commento, mi piace. Fateci sapere se questa potenziale serie, se questo tipo di contenuto vi può interessare. Come potete vedere, c'è stato anche un setup dedicato per questi video. Per cui ragazzi, grazie ancora. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.